Questo è un gioco che ti mette una leggera pressione, letteralmente, ma che anche crea sollazzo in te a causa della sua estrema simpatia con questi personaggi belli caricaturali che generano un non so che di forza, di coraggio all'interno di te, lo senti, lo percepisci, ovviamente se sei dotato di una certa sensibilità, altrimenti sei fottuto. Allora, andiamo subito con la campagna, selezioniamo un nuovo profilo e vai! Ah, qua il controller funziona in maniera ottimale, semplicemente sterzare, accelerare, frenare, turbo e arma, niente di così complicato, vai! Questo sono tipo io al mattino. Magari avessi io questo marchingegno. Svegliandosi, buttandosi nell'acqua. Se ci fosse dell'acqua. Il cagnolino robotico simpatico. E il tizio robotico spara cannoni. Ah, lui che risucchia l'acqua. Oh. È il momento di vendicarsi. E con il proprio veicolo andremo a smazzare i culi. Woo! Ragazzi, venite. Sono pronto a fustigarvi tutti quanti. Avete risucchiato tutta l'acqua. Tutta quanta l'acqua. Non abbiamo più da bere. E non ho neanche più l'acqua per svegliarmi al mattino. Una bella bottata di acqua fresca al mattino. Per risvegliarmi. Come avete potuto farmi questo? E noi spariamo a sangue. Vi distruggerò tutti quanti. E vai. Vai col turbo. Vediamo se col turbo ci possiamo dare le inculate. Anche delle ottime gemmine, per non farci mancare nulla. Vai, vai. Via, 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 via. Oh. Ci sono questi mingerlini che proprio sparano davanti e dietro. Noi li abbandoniamo, ragazzi, vi saluto con il turbo. Io continuo a sparare, ma sì. Ma sì, continuo a sparare anche a vuoto, tanto a quanto pare le munizioni sono infinite. E quel che becco, becco. Quanti giri sono? Non c'è neanche scritto. Ragazzi, vi distruggo così, esatto. Vi distruggo perché devo anche ottenere delle ottime gemmine. Perché le gemmine sono essenziali. La granella è sempre essenziale. Guarda qua quanta gente. Fai fuori tutto. Su. Avanti. Questo. Bisogna fare uno zig zag in questo modo. Per cercare di colpire più personaggi possibili. Livello completato. Yeah. 54. Un po' di stelline. Impeccabile, impeccabile. Wow, benvenuto al mio negozio. E questo è il negozio. Andiamo al bistrò dove ci sono le chiacchiere. Le chiacchiere, un veicolo così bello, bisogno di un cannone. Abbiamo bisogno di cannoni tutti quanti. Oh yeah. Andiamo nel garage a selezionare degli ottimi potenziamenti. Allora, vediamo se possiamo potenziare l'ottimo smitraglione. Poi abbiamo eventualmente Blaster Master, Arcibugo speciale del dottor Flim Flam. Flim Flam, non so che roba sia. Roba aspiratore, arcibughi spitting. Questo qua sputa della roba. E questo qua è il super tornado. Genera delle sfuriate ventose. Comunque vediamo se possiamo potenziare questo. Per ora potenziamo quanto abbiamo, 219.
potenze una volta. Ok, perfetto, possiamo anche eliminare i vari potenziamenti inseriti. Passiamo alla mappa, ci sono un bel po' di locazioni, un bel po' di strada per raggiungere la vittoria. Passiamo al secondo livello. Vai, attenzione, pronti, via. E si va con il nostro veicolo bello futuristico, con elementi di scarto recuperati qua e là, ma sempre, sempre funzionante. È riuscito a fare un'ottima opera di riciclo, prendendo vari oggetti nel mondo che lo circondano. E questi oggetti gli hanno garantito la sopravvivenza, perché se non ci fossero stati questi oggetti, non avrebbe mai creato il suo super veicolo super zamarroso, e non avrebbe mai potuto andare a caccia di questi cattivoni che gli hanno fottuto tutta quanta l'acqua, come hanno potuto. Attenzione, il casino su schermo aumenta a dismisura. Con il progredire dei livelli troveremo dei nemici sempre più incazzati, sempre più grandi, con sempre più munizioni, e eventualmente con degli RPG portatili a grande gittata. Questi qua li schippiamo. Al passaggio di giro, al giro di boa, c'è un rilascio gemmifero veramente fortunato, che ti garantisce tanta granella, altresì essenziale per potenziare il super veicolo. Ragazzi, io vi lascio, non è che vi devo spompare tutti sempre, anche se è anche importante spomparli, soprattutto questi tizi che non si lasciano colpire. Ovviamente non ci sono armi secondarie tipo gettiti di fuoco oppure delle mine, delle chiazze di olio, questo genere di cose. Magari dopo scopriremo la verità. Ok, notiamo che non sono gare a giri, ma è una specie di Parigi-Dakar o un Giro d'Italia a tappe. Sono tutte tappe, non ci sono giri, sono degli sprint, se chiamiamo Need for Speedicamente, parlando così. Vai così, ragazzi, uno sprint e diamo il massimo. Attenzione che il turbo, io continuo a sparare, non ho mai rilasciato il tasto dello sparo. Se ci danno a disposizione tanta roba, quando uno ha tante cose, tante cose, ne vuole sempre di più, e noi vogliamo sempre sparare. Non ci fermerà nessuno nello sparare. Questa gente la salutiamo. Ragazzi, lo so che quando rallento voi fate il culo. Non ho più munizioni? Ah, vedi che le munizioni finiscono? Non ho più alcuna munizione. Posso... Però ancora del turbo, Madonna che casino, ragazzi. Sono circondato e non riesco a divincolarmi. Madonna, l'ho completato per un pelino di fica. Assurdo. Impeccabile. Anche qua impeccabile. Ora che abbiamo ottenuto dell'ottimo monetame, 479, possiamo potenziare di un altro livello nostra Gatling, potenziato al massimo. Quindi il prossimo nostro obiettivo sarà ottenere un'altra tipologia di arma, cosa che faremo a breve dopo la terza carrozza. Attenzione al caricamento molto rapido e istantaneo, e si parte. Ragazzi, guardate che zaffate che tira adesso, anche il suono è leggermente cambiato, più ferruginoso, e emana molta forza, molta energia. Esatto. Allora, l'indicatore dovrebbe essere quello lì a destra, a sinistra. Sì. Mentre tira, faccio attenzione a non sparare ad minchiam, perché abbiamo capito, nonostante ci sia stata questa credenza a lungo, per due gare credo, le munizioni non sono infinite, quindi bisogna dosarle con accuratezza. Attenzione, eccolo qua, attendiamo che la gente passi un pochino in advance, tanto è solo una corsa in avanti, non c'è nessun vincitore, nessun primo, nessun secondo. Dobbiamo portare semplicemente le nostre chiappe
al sicuro nelle parti più elevate della mappa. Così. Vai. Tira. Perfetto. Prendiamo il monetame aggiuntivo. Esatto. Ragazzi, vi vedo un po' titubanti, eh. Ecco, e quando dici così arriva la marea, la folla di gente che ti inchiappetta. Attenzione alla musichetta. Sentite la musichetta. Vogliamo sentire un po' la musichetta? Vogliamo sentire la musichetta mentre proseguiamo in questa foresta inferocita? Sì. Attenzione. Mi spacco in questo modo. Bravissimi. Vai, 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 vai. E tiro. Qua tiro, vi saluto. Te no, non posso esimermi dal devastarti. Ecco. Più ne distruggiamo, più otteniamo un livello impeccabile. Perché dobbiamo essere sempre impeccabili. L'importante nell'esistenza è essere impeccabili. Questo, attenzione all'ultimo tratto. Tratto verso la vittoria. Soprattutto l'ultimo tratto. Arrivano questi caramatini che sparano acido. Inferociti, che ti fanno un grande quantitativo di dolore. Cerchiamo di evitare questa merda che ci spara. Cosa sarà difficilissima. Ecco, devastante. Vai, 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 spara, spara. Si è distrutto, grande, si è distrutto. Vi saluto. Vi saluto. Guarda quanto tirano più di me. Ci deve essere un potenziamento anche per il turbo o per il Motorhausen. Alimentare, potenziare il Motorhausen è una cosa straordinaria. Ti consente di arrivare laddove nessuno può. Vai. Tira, tira, tira. Quasi il traguardo, quasi il traguardo. Vai, 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 vai. La vittoria è mia. Sì, livello completato. Ok. Un altro livello impeccabile. Un altro livello impeccabile, signori. Andiamo subito al garage. Vediamo se possiamo acquisire nuove armi, nuove esperienze. Allora, Blastmaster ha un fucile di precisione. Ah, questo è un fucile di precisione. Questo è la stagione di caccia. Proviamo l'arcibù. Non c'è abbastanza grana. Ah, ecco, fucile di precisione. Proviamo questo fucile di precisione, che non costa neanche tanto potenziarlo. Sparerà molto molto lento, però potenziato a livello 3. Potenziato a livello 3 deve essere straordinario. Vediamo anche il fucile a cecchino, che ci piacciono tanto i cecchini. E passiamo al quarto mappone. Vai. E si parte. Ecco, spara molto più lentamente, però fa molti più danni. Se ti becca, ti spompa. Sembra più un jackhammer. Se ricordate il jackhammer da robe tipo Max Payne, l'originale, il vero e unico Max Payne. Il jackhammer, con una cadenza di fuoco tipo mitra, ma con i pallettoni da pompa proprio. Una roba devastante. Jackhammer. Attenzione che la situazione si complica parecchio, causa l'ingresso di veicoli barcosi che rilasciano sostanze malevole e soprattutto personaggi malevoli. Ok, io continuo a sparare. Le munizioni sono scarse, quanto vedo. Siamo già molto carenti di munizioni e non vedo alcun rifornimento in giro di munizioni, alcuno. Salti! Ah, attenzione, questo, c'è questo. Questo qua è un problema. Questo qua è un problema perché ti rallenta, ti fa tanto tanto male. Cerchiamo di vetarlo, di prenderlo dai lati, così. Ok. Abbiamo anche ottenuto un rifornimento di armi. Vai, vai. Levati. Perfetto. Vai, qua tiri. Guarda che loro sono incredibili, quanto sono veloci, quanto sono veloci, nessuno lo sa. Nessuno sa quanto, perché soprattutto riescono ad ottenere simili velocità. Nessuno.
Via, via, via. Via, via, tira qua. Vabbè, avanti, perfetto. Ecco. Te lo so che sei simpatico. Sei simpatico come un mazzo di ortiche. Nelle mutande. Esatto. Via, via, via. Qua è il momento di dare il massimo, perché otteniamo delle gemme. Non, no, nessuna gemma. Ah, grazie, un po' in ritardo, ma... perché le gemme sono essenziali, Non puoi lasciarmi senza gemme. Io mi prendo tutto il monetame e spero di potenziare ancora di più. Ancora di più. Via, via, via. Arrivano delle sfuriate da dietro. Tipo fuochi d'artificio. Non so che roba sia. Il gioco comincia a tribulare. Io qua me ne vado, ragazzi. Me ne vado. Fatemi prendere il monetame. Ve ne prego. Almeno potete spaccarmi il culo, ma il monetame dovete lasciarmelo. Attenzione, sono caduto. Sono caduto. Anche le torrette in posizione rialzata. Addirittura. Ecco, ecco, ecco. Dai che siamo quasi. Dai che siamo quasi. Via, via, via. Eccolo, eccolo, quasi, quasi. Sfonda il barcone. Eccolo, eccolo. Prendi il monetame e corri al traguardo, corri. E vai. Livello completato. Stelle a palla. E un nuovo livello impeccabile. Straordinario. Benissimo, ragazzi, abbiamo visto questo gioco. No, si scherzavo? Sì, purtroppo. No, scherzavo, mi farò delle altre partitine, delle altre sfuriate di questo tipo, ma in solitaria. E quindi sarà a voi la scelta.